La Sala della Fedeltà di Palazzo Zevaios Stigliano è dedicata allo scultore napoletano Vincenzo Gemito, vissuto tra il XIX e il XX secolo, un'epoca ricca di cambiamenti. La sua stessa vita e la sua stessa carriera artistica furono piuttosto turbolente e peraltro caratterizzate da una brusca interruzione dovuta a delle problematiche profonde ed intime dell'artista, che scelse di ritirarsi in un isolamento volontario per un lungo periodo durato quasi 20 anni. Il fecondo talento di Vincenzo Gemito fu immediatamente notato dal pittore Domenico Morelli, che gli consentì di essere introdotto e conosciuto da un più vasto pubblico. Ed è proprio Domenico Morelli il personaggio ritratto nel busto in bronzo realizzato da Vincenzo Gemito, un busto nel quale Vincenzo Gemito riesce non solo a rendere i tratti fisionomici del più anziano pittore, ma riesce anche a trasferire un'indagine degli aspetti caratteriali dello stesso. Inoltre, la scultura risulta molto moderna grazie alla scelta di un taglio compositivo obliquo che vede la testa non in asse con le spalle e soprattutto grazie all'utilizzo di un marcato chiaroscuro, caratteristica questa della produzione di Gemito sin dalla sua giovinezza, in quanto egli si mostrava interessato, così come descrisse Salvatore Di Giacomo, a studiare il vero piuttosto per chiaroscuro che per forma.